Renato Claudio Minardi, hai tirato le fila per quanto riguarda innanzitutto la composizione della coalizione di centrosinistra e poi anche l'obiettivo primario delle primarie che saranno effettuate il 7 aprile prossimo. Oggi dunque la presentazione ufficiale. Quindi avete ritenuto molto molto importante la consultazione dei cittadini. Intanto è stato un lavoro di squadra che abbiamo condotto come Partito Democratico insieme alle altre liste e forze politiche che compongono il centrosinistra. E questo significa che la scelta democratica per individuare chi dovrà guidare la coalizione di centrosinistra sarà nelle mani dei cittadini. Le primarie sono uno strumento che non deve essere divisivo. Abbiamo registrato compattezza, gioco di squadra, e quindi questa compattezza, questo gioco di squadra deve rimanere fino alle primarie, ma anche dopo le primarie fino alle elezioni, perché chi vincerà le primarie sarà alla guida della coalizione e gli altri dovranno lealmente sostenere il candidato o la candidata vincente. Questo credo che sia un modo per rimettere la scelta nelle mani dei cittadini fanesi e non nelle segrete stanze, perché il centrodestra ha deciso il proprio candidato facendolo decidere nelle stanze non fanesi, anconetane, e peraltro hanno scelto un candidato che ripetutamente ha detto che non lo voleva fare. Il civismo è sempre più a contatto con i cittadini, che fa da tramite poi con l'amministrazione comunale, quindi le primarie sono uno strumento idoneo appunto per scegliere il prossimo candidato. Ecco che queste primarie sono espressione di varie sensibilità, varie mondi. Oggi qui alla conferenza c'erano presenti veramente persone di ogni classe sociale, giovani, imprenditori, associazioni, segno che veramente c'è un'espressione diffusa. Ecco, io personalmente mi sento la responsabilità di poter rappresentare tutti questi mondi, di raccontare la città che vogliamo del futuro, sapendo che abbiamo fatto tante cose buone e le dobbiamo portare avanti, le dobbiamo concludere, e sapendo che ci sono altre sfide da affrontare, mettendo sempre al centro la persona. E il civismo per questo può essere un'espressione importante. È il punto di arrivo di una mobilitazione che ha coinvolto oltre 1000 cittadini in questa città nel corso di questi mesi, ed è stata una mobilitazione per chiedere appunto un passaggio democratico di partecipazione che rimette ai cittadini fanesi le scelte più importanti. E ovviamente mi auguro di poter interpretare al meglio questa sfida, perché vincere è possibile, il centrosinistra ha tutti gli elementi e soprattutto le risorse umane per potersi affermare contro la destra, che resta ed è l'unico avversario del centrosinistra. Io spero di aver meritato la fiducia delle persone e di aver dimostrato che sia prima di fare politica che durante la mia esperienza politica ho portato sempre un tocco di innovazione, individuando quelli che erano asset importanti, ripeto, sia fuori dalla politica quando ho aperto il co-working con la manifestazione Aria, dentro la politica con il progetto di efficientamento e poi con tutto il lavoro fatto come assessore. Il tempo non è stato molto, però le cose si sono riuscite a fare. Non ho fatto tutto da solo, ma si è fatto assieme a una squadra, e questo è molto importante. Abbiamo governato bene, abbiamo fatto tante cose, serve comunque una prospettiva futura, e serve per creare questa prospettiva futura passione e coraggio, perché dobbiamo fare delle scelte importanti, e quindi le primarie come metodo di scelta del candidato sindaco vanno bene anche che siano primarie partecipate, inclusive, e che in un futuro si possa lasciare aperta la porta a tutti quelli che vogliono dare un contributo. Le porte aperte sono per i progressisti, ovviamente. Le porte aperte sono sempre per tutti, perché poi si condividerà un programma, una candidatura dopo le primarie e anche una visione di città. Quindi sì, certo, le porte sono sempre aperte anche per i progressisti e per tutti coloro i quali vorranno dare una mano e sentirsi protagonisti di questo progetto.